Il secondo video più visto in tutto il mio canale dopo quello dell'ABC di Procreate è Disegna con me, dove io vi racconto e vi spiego passo passo tutti i procedimenti della mia illustrazione. Ho deciso quindi di realizzare un altro tutorial uguale, dove vi racconto passo passo tutti i passaggi per realizzare un'animazione insieme in modo molto molto più dettagliato e preciso rispetto al video precedente. Per questo motivo questo video sarà diviso in due, quindi una parte dall'idea alla reference alla bozza finale e la settimana prossima invece vedremo dalla bozza alla colorazione. Quindi in base a che cosa sei interessato poi o interessata puoi andare a vedere questo o il video della settimana prossima. Quindi mettiti comodo, prendi un bicchiere d'acqua, una tazza di caffè, quello che desideri e iniziamo subito a vedere tutti i passaggi per realizzare le animazioni. Ovviamente questi sono i miei passaggi, quelli che si adattano a me e che ho trovato comodi. Se tu ne hai altri o fai qualcos'altro di diverso, di particolare, mi piacerebbe avere un confronto con te, quindi puoi scrivermi nei commenti oppure su Instagram. E nulla, goditi questo video. Inizio dal disegnare l'ovale del mio volto. Come sempre, io parto sempre dall'ovale. Oggi voglio trasformare in illustrazione questa fotografia che puoi trovare nella mia bacheca di Pinterest, di foto ispirazionali. Cerco di lasciarti il link in info box. Se me ne dimentico, scrivimi pure su Instagram o via mail per ottenere questo link. Nel frattempo passo a disegnare il busto, quindi il collo, le spalle e cerco di dare un attimo corposità e struttura al busto. La ragazza in foto ha una posa molto particolare, ha il busto in avanti, la schiena inarcata e il sedere all'indietro. Non è una posa molto naturale alla quale di solito sono abituata, ma proviamo, in fin dei conti stiamo cercando di uscire dalla nostra comfort zone, quindi proviamo a replicare questa posa. Ho fatto qualche piccolo errore, quindi ora cerco di aggiustarlo. Per esempio, ho fatto il seno troppo grande, quindi un po' innaturale rispetto appunto alla fotografia principale, quindi cerco di aggiustarlo. E controllando nell'insieme mi accorgo che la spalla destra è un po' una prospettiva un po' strana, quindi cerco di rimediare e di sistemarla. Ora che ho sistemato il seno e la spalla, cerco di dare una forma, un'armonia a tutto l'insieme che si era un po' appunto spezzettato, per poi riprendere con il dorso, la pancia e i fianchi, per andare a completare appunto la bozza del mio corpo, del corpo della mia ragazza. Mi sono accorta di aver sbagliato l'inclinazione della testa, quindi cerco di rimediare con lo strumento di selezione e poi trasforma, cercando appunto di riposizionare il volto. Ora che più o meno mi sembra di essere sulla strada giusta, inizio ad impostare gli elementi del volto, quindi il naso, gli occhi, la bocca, le sopracciglia e così via. Inizio a creare i dettagli della mia illustrazione in modo tale da rendermi anche conto se le proporzioni sono corrette e se funziona tutto a dovere. Non ne sono convinta, quindi ripeto l'operazione, cancello tutto e lo rifaccio. Una delle difficoltà maggiori per chi crea qualcosa è quella di distruggere il proprio lavoro o eliminarlo. Per esempio, in questo caso io non riesco a disegnare la testa esattamente nella posizione come nella mia reference, però
Questo significa, non significa che io non sia capace, semplicemente non mi sta riuscendo in quel momento. Piuttosto che stare lì e perdere tanto tempo nell'aggiustare, nel riposizionare, nel correggere, eccetera, siccome sono obiettivamente in uno stato iniziale del mio lavoro, perché appunto sto preparando la bozza che poi andrò ad arricchire, non mi costa nulla cancellare quella parte e ricominciare da capo. Anzi, io credo che in questo modo, riesca a perdere molto, molto meno tempo, ricominciando da capo, intendo, piuttosto che sistemare ogni piccolo pezzetto finché tutto non combaci o risulti come, lo vorrei io. Quindi il consiglio che mi sento di darti o di darvi è quello di non abbiate paura, non avere paura di cancellare e ricominciare da capo. Ora cerco di dare un po' di volume e di muscolo al corpo della mia ragazza, quindi per esempio inizio a dar forma all'avambraccio e ai bicipiti e a disegnare la sua mano. Le mani sono sempre una di quelle cose che mi portano via più tempo. Faccio sempre un'enorme fatica a disegnare le mani nel modo corretto e che non risultino tipo delle mani aliene. Però sono sicura che con l'esercizio e andando avanti col tempo e con i vari studi, piano piano riuscirò a disegnare bene anche le mani. Una volta terminata l'impostazione della mano, anche se grossolanamente, procedo con il creare il volume della gonna, di questa ragazza. Quindi inizio a tracciare più o meno indicativamente una, linea, che è quella appunto dell'inizio della gonna. E da lì inizio a strutturare tutto il volume. Quindi cerco di realizzare queste valze che creano i livelli, della gonna. Dare l'effetto del tessuto e soprattutto del tulle è davvero una cosa impossibile e stradifficile, soprattutto quando sono strutturati, gli indumenti in questo modo su vari ripiani, sono semitrasparenti, proprio effetto tulle. Lo trovo estremamente difficile, infatti questa fase, mi ha richiesto tantissimo tempo proprio perché, facevo fatica. Sebbene io stia realizzando una bozza, come puoi vedere, sto cercando di realizzare delle linee comunque molto precise e, pulite. Di solito le bozze sono molto sporche, molto confusionarie, le mie no, io preferisco fare delle bozze già definite e definitive, scusate il gioco di parole, ma in questo modo non dovrò poi andare a fare la line art, non dovrò poi andare ancora prima della line art a ridefinire la mia bozza per essere sicura che vada tutto bene. Quindi io lavoro in questo modo. Molti artisti invece preferiscono creare una bozza molto grossolana, poi andare a fare un'altra bozza un po' più definita e poi infine un'ulteriore bozza definita prima di procedere con le fasi successive. Non che la loro tecnica sia sbagliata e sia corretta la mia, ovviamente, semplicemente questo è il mio modo di lavorare. Qui per esempio, devo andare a cancellare la parte di, bacino che ho disegnato e che sarebbe in teoria al di sotto della gonna. Però non voglio andarla a cancellare del tutto, quindi creo una maschera, al di sopra del mio livello del corpo. In questo modo, se deciderò di abbassare la gonna, per esempio, potrò andare a recuperare quel disegno che avevo fatto precedentemente. Non voglio annoiarti troppo con questa storia della gonna, quindi tagliamo corto e andiamo avanti. Come vedi l'ho terminata e passo ora a realizzare quella massa di cera e candele, sulle spalle della ragazza. Fai attenzione ad una cosa però, vedi che il mio disegno non prende tutto lo schermo.
come poi invece succederà. Questo perché tendenzialmente ho l'abitudine di lavorare un po' più in piccolo rispetto alla tela, e poi una volta definita la bozza e devo passare poi alla fase di colorazione, riadatto il personaggio alla tela. Non so esattamente se sia giusta come tecnica oppure no, però mi è capitato alcune volte di iniziare a disegnare un po' in grande e dover rimpicciolire poi successivamente il disegno perché non ci stavo, oppure quando disegno tanto in grande, come in questo caso comunque sto lavorando su un disegno molto più grande perché altrimenti non si vedrebbe molto bene nello schermo, tendo a focalizzarmi eccessivamente sui dettagli in una fase troppo presto, ecco, mi tendo a concentrarmi sui dettagli troppo presto e dimenticando un po' la struttura di base del corpo. Infatti non ho disegnato il corpo esattamente come lo farei di solito. E nulla, qui sto continuando a disegnare le candele cercando di capire come si appoggiano sulla spalla. Infatti questa ragazza ha una specie di supporto, immagino, più grande rispetto a lei, questa cera non le è stata colata addosso, quindi vedo che sulla spalla c'è più spazio, quindi ho creato questa specie di volume sul quale sto appoggiando le candele. Ovviamente per sicurezza sto realizzando ogni cosa su un livello a sé stante. Questo perché poi mi capita a volte di dover modificare, ingrandire oppure utilizzare alcuni filtri tipo lo strumento fluidifica, quindi poterlo fare su tutto quello che si trova su un unico livello mi è più comodo. E niente, puoi anche non fare così, puoi anche seguire la mia tecnica. L'importante è appunto che tu sappia poi come metter mano al tuo lavoro qualora ci fosse qualcosa da sistemare. Per esempio, mi capita alcune volte di esagerare con le dimensioni di alcune cose, per esempio mi capita spesso soprattutto la faccia di farla un po' troppo grande e quindi all'ultimo minuto poi la ridimensiono. Questo mi è possibile farlo proprio perché tendo a dividere tutto su livelli, quindi creo l'ovale della faccia, gli occhi, il naso, la bocca, tutto su uno stesso livello. Anzi, prima li disegno su livelli separati, poi quando sono sicura dell'insieme lo accorpo tutto in un unico livello, mi accorgo che poi è sbagliato e quindi lo sistemo. Per esempio qua nel caso della gonna, se avessi realizzato la gonna insieme al corpo non avrei mai potuto spostarla così facilmente come in questo caso. Fatti gli ultimi accorgimenti, raggruppo tutti i miei livelli all'interno di un gruppo di livelli. In questo modo posso facilmente selezionare tutto con lo strumento trasforma e in forma uniforme, impostando su uniforme, posso andare a ridimensionare il mio disegno alla mia tela, come ti dicevo prima.
Sfortunatamente la batteria ha deciso di mollarmi proprio sul livello, quindi riparendo da qui ho già disegnato il volto della mia ragazza e vado a completare il disegno della mano perché l'ho lasciata troppo abbozzata, troppo indefinita, quindi vado a provare, a tentare di combinare qualcosa di decente. E già non ci stiamo riuscendo, fantastico, ma ritentiamo di nuovo, cercando di disegnare la mano esattamente come la vedo in foto. Mentre cerco di finire la mia mano, anche Procreate va in crash, quindi fantastico. Riprendo da dove ho lasciato, tentando di migliorare il più possibile questa mano che sembra veramente troppo lunga e sproporzionata. Ma per il momento proviamo a lasciarla così e a concentrarci per un attimo su qualcos'altro. A volte staccare la mente da qualcosa su cui si sta lavorando assiduamente da un po' può aiutare. Ecco qui è finalmente come è venuto il volto. Anche qui non sono pienamente soddisfatta perché tendo a fare i volti un po' paffutelli, mentre invece quello della ragazza in foto, nella mia reference, è estremamente squadrato e un po' maschile, quindi sto cercando di aggiustarlo e renderlo più o meno come nelle foto, però appunto non è proprio un disegno che mi appartiene, troppo spigoloso, troppo definito, per il momento non fa per me. Sono appunto caratteristiche molto maschili e io i caratteri maschili ancora non riesco a rappresentarli. Sarà uno dei prossimi argomenti su cui cercherò di concentrarmi per imparare. Quindi cerco di fare del mio meglio, però non mi sforzo neanche più di tanto in questo momento perché alla fine non fa parte del mio stile una linea troppo spigolosa.
Ora che ho più o meno terminato la mia bozza, vado a disattivare il colore di sfondo, impostazioni, azioni, aggiungi, copia tela e la incollo in un nuovo livello. In questo modo riuscirò a unificare tutti i livelli conservandoli comunque anche separatamente e a poter lavorare ora su un unico livello andando a fare tutti gli aggiustamenti del caso. Sto avendo qualche problema perché ho superato il numero di livelli, quindi non sono riuscita a creare un nuovo livello, ho dovuto unificare un paio di livelli prima e li ho messi tutti quanti nello stesso gruppo e poi ho tolto la visibilità del gruppo lasciando unicamente il livello con tutti i livelli unificati sostanzialmente. Partendo ora dal mio nuovo livello unificato, inizio a creare i dettagli della mia illustrazione, quindi in questo caso la cera che è colata sul corpo della ragazza. Ok, direi che sono piuttosto soddisfatta della mia bozza e ora posso passare alla fase di colorazione della mia illustrazione. Ok, quindi abbiamo terminato la nostra bozza. Come ti anticipavo nell'introduzione, ho diviso questo video in due perché altrimenti sarebbe stato lunghissimo e anche per comodità tua puoi seguire in questo modo come realizzare una bozza o come realizzo io la colorazione del mio disegno. Quindi nulla, ci vediamo la settimana prossima con la colorazione di questo disegno e buon disegno, al prossimo tutorial.